29 maggio 1985, sui gradoni dell'Eisel anche Carmelo Di Pilla, fotoreporter di Isernia. Carmelo Di Pilla, che cosa ricordi di quella sera? Veramente ricordo poco perché era talmente pieno lo stadio e stavano tutti fuori a bivaccare con le birre, con gli alcol. Verso le 7:10 mi ricordo, guardai l'orologio e stavo fotografando i giocatori del Liverpool. Alla fine all'improvviso sento un'onda da dietro che buttavano avanti e dietro e fui ferito e ho perso i sensi nelle scalinate. Mi svegliai all'ospedale verso le 3 di mattina, di notte, e domandando a lei perché mi trovavo lì in ospedale, disse che ha vinto la Juventus 1-0, dice, va bene, meno male, fortuna nostra, Juventinità. Allora, in quel frangente ho capito tante di quelle cose, che nel campo sembrava un campo di concentrazione, di feriti, morti, e tanto è vero, io ho due amici, slittarono e persero tutto l'orientamento. Un altro collega, stava pure lui, si era rotto una gamba e ferito in ospedale. Nel frattempo, quando mi svegliai verso 3 di mattina, c'era l'infermiera che mi guardava sempre gli occhi perché ero diventato un zombo, pieno di pestamento, tutto. Dopo la mattina incontrai pure il re Baldovino, mi confortò per la disgrazia ricevuta, diciamo, dopo venne pure il presidente Sordillo e Matarese della VGC, e conobbi pure il re Baldovino. Ci ho avuto l'onore di parlare perché io facilmente parlo bene il francese, e vabbè. Dopo venne l'assistente sociale in mattinata, nel frattempo avevo pure chiamato mia moglie che stavo bene, senza tranquillità. I colleghi a 1 di notte ripartirono per l'Italia, invece non riuscì nemmeno loro a riuscirmi a vedere dove eravamo, dove stavamo, come eravamo. Alla fine, verso le 11 venne l'assistenza, disse ci doveva andare a Bologna. Io dissi di no, perché Bologna per me era sconosciuto, lontano da casa. Disse vado con l'aereo o a Roma, mi deve fermare a Roma, a Napoli, nelle vicinanze. E così feci. Nel frattempo viaggiò pure con noi il ministro De Michelis. Allora, ci sedemmo tutto in un hotel. Eravamo tutti zombi, feriti, cioè era un mortorio, diciamo. Allora, salì sull'aereo e vidi un giornale francese, François, e gli disse di farmelo guardare. In prima pagina mi trovo io, Gesù capovolto, è una foto veramente pazzesca, cioè non c'è, è rimasto talmente scioccato, così piano piano. Nel frattempo mi venne a prendere mio fratello e mio zio alle 2 di notte e tornai in mattinata a casa. Mi feci visitare dal mio medico curante, andai all'ospedale e rimasi più di 10 giorni senza uscire, senza niente. Purtroppo avevo pure deciso di non andarci più allo stadio, ma purtroppo l'amore per il calcio e per la Juventus cambia e voilà, basta.